Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con questo nuovo video. Sì, lo so, sono stata assente per praticamente 2 mesi, però sono tornata. Oggi torniamo a parlare di erbe magiche. Oggi quindi vi parlerò della menta. Come altre piante o erbe delle quali ho già parlato, la menta è piuttosto conosciuta, quindi anche una alle prime armi dovrebbe essere familiare almeno con l'odore, la forma o il sapore, sempre se non si è allergici. La menta è usata per diversi scopi, come abbondanza, guarigione, fortuna o protezione anche. La menta può essere usata sia fresca che seccata. Si possono creare incensi, infusi, può essere usata in bagni rituali, si possono creare anche degli oli. Inoltre può anche essere sfregata addosso. Ovviamente fate attenzione, se siete allergici non lo fate ovviamente, o comunque se vi dà irritazioni particolari, ovviamente non voglio prendermi alcuna responsabilità. È soprattutto usata in rituali che riguardano per esempio la lussuria oppure l'abbondanza o la prosperità, proprio a livello monetario. Infatti si dice che porre delle foglie di menta in luoghi dove vengono tenuti i soldi li possa in qualche modo attrarre, come per esempio portare delle foglie di menta all'interno del portafoglio. Per quanto riguarda i suoi poteri di guarigione, anche in questo caso portare con sé della menta aiuta ad allontanare eventuali mali. Inoltre in diversi libri ho anche letto che aiuta contro il mal di testa, non è una cosa che ho mai provato, però dicono per esempio di strofinarsi proprio delle foglie di menta sulle tempie, però non ho mai provato. Portata con sé inoltre può anche proteggere per esempio durante i viaggi, è usata anche per ripulire gli ambienti dalla negatività. Tenuta vicina durante la notte, l'odore della menta può aiutare ad attirare anche dei sogni premonitori. Sotto forma di olio può per esempio essere usata per rivestire candele, magari da usare in riti di protezione o abbondanza, o anche da aggiungere a bagni rituali. Ho anche letto che viene usata come repellente per alcuni insetti, ma non so in che modo, però io ve la butto lì come al solito. E questo è tutto ciò che avevo da dirvi sulla menta. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che i miei video non sono esaustivi, quindi andate a farvi le vostre ricerche. I miei sono solo ed esclusivamente dei input per vedere un pochino di cosa si tratta, di qual è l'argomento, però ovviamente dovete sempre approfondire. Se avete dubbi, perplessità, fatemi sapere sotto. Se avete richieste, sempre scrivetemi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!